concorso per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati ai carabinieri dell'arma. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando. Scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica e attitudinali. Decidere di arruolarsi nell'arma e di indossare l'uniforme significa aderire a un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una organizzazione fondata sulla vicinanza al cittadino, a tutela della legalità e in difesa dei più deboli. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell'anno scolastico 2023-2024, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° per i volontari in ferma prefissata iniziale e volontari in rafferma biennale, il limite è 25. Per i volontari in ferma prefissata in servizio e in congedo il limite è 28. I vincitori del concorso frequenteranno un corso di formazione della durata di 6 mesi presso le scuole allievi carabinieri, che consentirà loro di acquisire una preparazione militare, giuridica e professionale utile ad assolvere le delicate funzioni presso i reparti a cui saranno destinati, tra i quali quelli dell'organizzazione territoriale costituita da oltre 4.600 presidi per la sicurezza e l'accoglienza del cittadino, ovvero le stazioni e le tenenze carabinieri. È possibile inoltre esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del decreto nel portale della pubblica amministrazione.